Io non so perché ti ho detto tutte queste cose, solo che mi ha emozionato il fatto che abbiano trovato la parola vita, perché... Ma perché sì? Io ho iniziato a voler fare uno spettacolo su, diciamo, quello che è la migrazione dalla Siria verso l'Europa già ormai 2 anni fa, quando in televisione si vedevano le immagini di tutte quelle famiglie che, quando i confini erano aperti e la Balkan Route, la famosa rotta balcanica, era aperta, e quindi c'erano tutte queste famiglie che ai lati delle autostrade, delle strade, arrivavano fino in Europa. E per me quello è stato un momento, secondo me, storico, nel senso che io non avevo mai visto un'immagine del genere, e credo che appunto l'ultima volta che si era vista una cosa del genere era successo durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi ho impiegato in realtà 1 anno prima di convincermi a mettermi a lavorare su questa cosa. 1 anno fa sono stato al campo di Domeni, in realtà io sono arrivato proprio il giorno prima che lo sgombrassero, quindi ho passato l'ultimo pomeriggio, l'ultima notte nel campo, e poi sono stato lì una settimana circa assieme alla campagna Over the Fortress a monitorare i campi governativi dove poi tutte queste persone sono state portate, e tra l'altro molti, quasi la maggior parte sono ancora in questi campi a distanza di 1 anno, e più o meno insomma è stata questa la genesi. Tutto quanto, ma cosa è finito? Cosa? Pensi che invece stare qui sia un vivere degno per la tua famiglia? Sempre meglio dei campi governativi. Ma cosa ne sai tu? Ci sei stato? No! Sei stato qui? No! Io sono qui da 2 mesi con i bambini. La cosa che mi interessava, visto che esistono degli articoli di giornale, esistono dei video, dei documentari video, che danno delle informazioni, e quindi le persone che vogliono avere informazioni le possono avere attraverso questi canali. Quello che fa il teatro è di mettere insieme le persone nello stesso luogo fisico, e questa è una cosa che si sottovaluta, e per me era importante che attivare un canale emotivo, una connessione emotiva tra le persone che stanno di fronte a me e i personaggi di cui io descrivo la vita. Perciò la cosa più importante per me è ridare umanità e tridimensionalità a persone che solitamente vengono descritte con delle etichette, quindi profughi, rifugiati, eccetera, e l'etichetta è sempre bidimensionale. Quindi il fatto che una mamma di 30 o 60 anni italiana, o di un signore di qualunque parte d'Italia, possa vedere se stesso in quell'altra persona, questo è il mio lavoro, ecco. Lo sai che ci saranno i fuochi? Sì, tantissimi. Dove sei tu ci sono i fuochi? Sì, anche qui da noi, sì. Anzi, dimmi come sono i tuoi là, io ti dico come sono i miei qua, vediamo se combaciano. Sì. Allora, io non ho... No, io non ho portato, cioè io ero lì veramente come una persona che fa delle cose all'interno di una campagna, per cui lì c'erano tantissimi musicisti, tantissimi, e loro ballano tantissimo e suonano tantissimo, per cui era stranissimo, c'era un miscuglio di musica hip hop americana insieme a tradizionali siriani o a musica dance siriana contemporanea, era tutto un grande mischione ed era meraviglioso perché era vissuto in una maniera molto più comunitaria di quanto facciamo qui da noi. E teatro non ne ho la più pallida idea, so che c'erano delle persone che cercavano di fare dei video e comunque sì, la creatività in realtà era in cioè da quando ti svegli a quando vai a dormire, perché comunque se la dovevano sfangare in ogni modo, in qualunque situazione. E questo, appunto, questo stare insieme
produceva molta più creatività di quanto si possa immaginare, per cui era sicuramente potente ed era avvertibile lì come in un altro campo informale che era, si chiamava Eco, dove c'erano attorno ai 1500 persone, quindi sì. Gli Stati Uniti d'Europa. Questa è l'Europa. Allora, io dopo i domeni, meno di un mese dopo, sono stato ad Atene, al City Plaza, che è un hotel, un albergo occupato da degli attivisti greci. Lì ci sono ospitati 400 rifugiati e lì, parlando con altri attivisti, ho proprio pensato, non so chi aveva tirato fuori questa cosa, che tra l'altro anche da noi è stata usata, se non ora quando, e se non io chi altro, no? E vivendo quell'esperienza lì io l'ho sentita molto forte, nel senso che era evidente che in realtà per muoversi e fare qualcosa non serve granché. Non serve granché, serve solo un'occasione, e di occasioni ce ne sono a buttare, e un po' di volontà. Poi tutte le cose nascono da sé, ci deve essere però la volontà, ci deve essere la volontà. E quella, ecco, quella è una cosa che potrebbe mancare per mille ragioni, sarebbe molto lungo parlarne. Però la sensazione che io ho avuto lì, per il solo fatto di essere lì, non perché la mia presenza chissà che cosa spostasse, non spostava quasi niente, però per tutti, questo magari possiamo chiudere con questa cosa, tutte le persone che erano in questi campi ci hanno detto che non si aspettavano niente di più da noi che la nostra presenza, perché anche solo la nostra presenza lì era fondamentale per loro, perché si creava una connessione tra persone, per cui una persona in un momento di grandissima difficoltà non si sente da sola, e quindi bastava che noi fossimo lì. Per noi sembrava assurdo e quasi ridicolo, e invece non lo era per niente, non era per nulla scontato, e infatti quelli che io credo che è un'esperienza che possono raccontarti tutti quelli che sono stati lì, che il solo fatto di essere lì e di fare amicizia e quindi conoscenza era la cosa più grande che potessimo fare, e quindi bisogna farlo. Sì. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao, grazie. Oh, visto. Brava, sei stata brava, perché cosa da dire, la cosa poteva durare 6 ore. Sei ore, inizio a parlare, non mi piace.